Ben ritornati amici telespettatori di Club Bologna in diretta qui su canale 88 di Made in Bo TV. Sono veramente contento intanto di ritrovare Giulia Artoni a Detta Stampa. Grazie. Della Tramec 100, che faccio subito la prima domanda: meglio sottoscritto o un certo Flavio Insinna? Così. Allora, sono due cose diverse, però dai. Così la metti in difficoltà, però. Così la metti no, in difficoltà. No, dai, meglio tu. Adesso vabbè, dai. Non me l'ha chiesto, quindi. Perché è una persona molto più umile del sottoscritto. Ma soprattutto siamo qui perché c'è il nostro go-to guy della Tramec 100, ovvero Derek Marx. Benvenuto, Derek. Grazie. Allora, perché ieri c'è stata una grandissima vittoria, quella della Tramec, come vi dicevamo, contro Pistoia, vinta all'ultimo secondo. Allora, intanto facciamo la prima domanda, Derek: quali sono state le tue emozioni nel riaffrontare la tua ex squadra e soprattutto per come è arrivata la vittoria? What are your emotions about playing against your ex team and how do you feel about the winning? It's always good to play against my former teams. You know, the way I left Pistoia, it was a bit bitter, but to see some of the guys that they're still there and they still have some appreciation for me, it feels good. È stato bello ritrovarli, soprattutto per il modo in cui ci siamo lasciati con Pistoia. È stato bello anche rincontrare alcuni ragazzi che avevo lasciato, che giocano ancora con Pistoia, quindi che non hanno abbandonato la squadra. Tra l'altro ne parlavamo a microfoni spenti, andiamo proprio sul punto clou dell'incontro, ovvero il primo tiro di Copeland e poi il canestro che ha sancito i due punti di Giovanni Tommasini. Tu avevi fatto, secondo me, un'ottima partita, avevi dato una grande mano a 100, ma che due azioni sono state? He wants to focus on the last action when Copeland shoot 3-point and then Tommasini step back and shoot also him 3-point. What do you feel in that moment? First of all, it was a incredible shot from the guy from Pistoia, Copeland, because he made it, and he made it over, I think it was Scott maybe, and he was falling out of bounds. So I thought it was just a great shot, and honestly, I thought the game was over. But we still had about 5 seconds on the clock, and Tommy came down and he did a spin move and a step back off of one leg, and Tommy was just being Tommy. So. Il tiro di Copeland è stato assurdo, soprattutto perché era difeso benissimo da Scott con le mani davanti, e pensavo che la partita dopo quella tripla fosse assolutamente finita. Mancavano 4 secondi, rimessa, canestro di Tom su un piede, ma Tom è Tom, no? È il capitano, he's captain for a reason. For this reason, yeah. Dai, è vero. Tra l'altro, ecco, se riusciamo ad avere, Massimo, le immagini, facciamo vedere anche ai nostri telespettatori che canestro è stato quello, sì, di Giovanni Tommasini. Ma vedendo quello che ti è arrivato, anche il canestro prima di Zach Copeland, ce l'abbiamo, Massimo? Sì, lo stiamo mettendo. Ah, ok. Sì. Allora aspettiamo, quando ce l'hai... Ce l'ho. Ce l'hai, bene. Allora vediamolo. Se vuoi fai la telecronaca tu. Guarda, qui la ricezione di Copeland, marcato sia da Tommasini che, se non ho visto male, credo anche da Federico Giampini. No, da Ulaneo c'era, scusami. Poi Tommasini prende la palla, 1-2, riesce a trovare lo spazio per poi rilasciare il tiro in maniera perfetta e segnare con il invisibilio tutta la Milwaukee di Nelly Arena. Però attenzione, perché tutti erano già entrati in campo, ma mancavano 3 decimi. Paura lì c'è stata? Fear of disqualification of the court. No, I think if the referees did something, that would be crazy. But you know, it was just a great shot, and everybody was happy that he made it. I mean, it was just so crazy. I still can't believe he made it, but Tommy being Tommy, you know. Nessuno ci credeva. Infatti, come si vede nel video, le facce dei tifosi dopo la tripla di Copeland erano disperate. Poi dopo, in pochissimo, ci siamo riaccesi tutti. È stato molto bello. Io ho avuto la fortuna ieri di essere presente al Milwaukee di Nelly Arena in sostituzione dello speaker. Quindi è stato per me veramente bello, perché poi io amo la pallacanestro a prescindere. Quindi vedere anche queste, già vedere la prodezza prima di Zach Copeland, comunque bravissimo.
però dopo ancora meglio con Giovanni cioè. Tomasini. Fede, sì. Gli chiediamo quali sono state le caratteristiche di Pistoia che gli hanno messo più in difficoltà. Vai. How was the characteristic of Pistoia that make the Tranek Centin difficult? Why is a difficult team to beat? Well, Pistoia, they play great together, and I would say they have kept the same core of the team, so I would say they kept maybe about the same five or six players over the last few years. And then they got two really talented Americans, and they play really, really strong defense, and they're a physical team. So when you come across teams like that, it's always difficult to beat them. Sicuramente Pistoia ha un gruppo di 5-6 giocatori che sono lì da un po' di tempo, quindi si conoscono, sanno giocare bene, e sicuramente la cosa più importante di Pistoia è la difesa. Sono la prima difesa nel campionato ed è per quello che è difficile giocarci contro, because they have a really strong defense, the first one in the championship. Yeah. Sì, però questo è per quel che riguarda Pistoia, lo sappiamo, è una delle candidate e lo sta dimostrando fino adesso a stare in alto in classifica. E andiamo un po' sul personale, sulla tua storia, Derek. Guardando un po' dove sei passato, togliendo Torino, in Italia hai giocato in squadre dove magari il calcio viene un po' meno. Penso a Tortona, penso a Ravenna, penso a Pistoia e ovviamente penso a Cento, che essendo vicino a Bologna sei a Basket City. Dove hai sentito più passione da parte dei tifosi, e se a Cento si sente che è una città che vive prevalentemente di pallacanestro? In the past you play in city like Pistoia, Ravenna, and how was the fans and here in Cento how the fans are, what is the relationship that you have with them? In Pistoia I didn't really get to experience the fans because it was the year after the COVID, so you know, most of the scrimmages were closed. But in Ravenna, in my experience with the fans were great. Like, even when I was there just, about a month ago, they still remember me and they still love me. And, you know, they still appreciate for the things I've done 7 years ago. So, but here in Cento with the fans, you could just feel the passion. You know, it's just really, really different. And like, before I signed here, I didn't know what to expect from the fans. But, you know, they embraced me and, you know, it's just something I appreciate. A Pistoia, purtroppo, essendo l'anno del Covid, la maggior parte delle partite erano a porte chiuse. A Ravenna, invece, il tifo era fantastico. Infatti, quando siamo ritornati poche giornate di campionato fa, mi hanno fatto sentire a casa, mi hanno creato proprio un bel momento prima della partita. E a Cento non mi aspettavo, prima di arrivare, che ci sarebbe stato un calore di questo tipo, ma mi sento veramente accolto e il tifo è veramente molto forte. Il rapporto invece con i compagni di squadra adesso, lo spogliatoio, come se lo sta vivendo? And also, how do you live the relationship with your teammates? So, how was here? The group here in Cento? Everybody is close, you know. This is one of the few teams I've been on where everyone is, you know, friends with everyone. And sometimes that's not easy to come across. So that's the one thing I can say. And then, like, even with, like, our staff, like, everyone is just nice. But, like, you know, we all have a common goal. We just all should want to win. Quando sono arrivato mi sono subito stupito perché il gruppo è molto unito, siamo tutti molto amici ed è una cosa rara da trovare. Anche con lo staff ci siamo subito trovati molto bene. Cosa molto interessante, quello che ti chiedo, sei un classe 93, ovviamente avrai, mi auguro, ancora 10-15 anni, però tu, che immagino sei un appassionato di basket, hai dei progetti dopo essere un giocatore? After your basketball career, you have some desire, or would you want to do something else, or stay in this world but in another role? I've done some thinking about some things. I want to start a business in these next few years, but even with that, I still want to stay in basketball, whether it's coaching or being an agent or trainer, you know, like
I won't close the door on any opportunities, but I think I can see myself being in the basketball world. Ma lui pensa comunque che rimarrà in questo mondo, sta pensando anche, diciamo, se alla carriera di allenatore o comunque agente, sta a rimanere comunque nell'ambito. Negli ultimi anni sta pensando anche di aprire un business, insomma, un qualcosa di un po' più suo, però non si discosterà tanto dal mondo del basket. Beh, possiamo dirgli che qualora dovessi mai avere un figlio e fai il trainer, perché ho sentito anche che voleva fare anche l'allenatore. Anche l'allenatore. L'allenatore personale potrebbe essere uno di quei giocatori dove, o meglio, al tempo poi sarà ex giocatore, che gli potrei dare mio figlio sì. Un giorno quando ce l'avrò per insegnargli a tirare, perché il ragazzo c'ha una mano molto educata. Federico, tell us that in a future if you have a boy or a girl, you could be the perfect coach for him. Yeah, I think so too. Yeah. You're right. Yeah, I agree with you. Because you have a good hand. Intanto Daniel ci ha scritto un messaggio. Sì, Daniel ci ha scritto 413. Allora, ciao ragazzi, grandissimo Marx, dove può arrivare questa squadra secondo te, e abbiamo ancora margini di miglioramento? Ah, grandissima anche Giulia. Grazie. Ale. So Derek, in your opinion, how do Cento could arrive this year? There are some things that you and the team can improve. Yeah, I mean, for me, I think that we can be as good as we want to. I think we've proved to everyone that we can play with the best teams. On the other side, we've only played one team, but just on our side, I think we've proved that we can play with Fort Lee and Pistoia and even Udine. So, you know, I think that for sure, like, we can arrive in the top four. But I think, you know, I think one thing we can work on is just being consistent. We just have to always, you know, play defense and share the ball and not to turn the ball over. And, you know, I think if we continue to do those things, that we can really have a great season, even the playoffs. Sicuramente avere una buona, lavorare sulla buona difesa, avere un bel passaggio di palla possono farci arrivare tra le prime quattro, che secondo Derrick è l'obiettivo che potremmo avere. Possiamo giocarcela con squadre come Pistoia, come abbiamo visto, con Udine, con Forlì abbiamo perso di uno, ma comunque c'è stata una grandissima partita, quindi secondo me lui il campionato è assolutamente aperto e possiamo giocarcela con tutti. Giulia, io non so se sei d'accordo, ma io questo messaggio non lo tradurrei così, non so neanche se sappiamo la parola esatta. Ma neanche io, sinceramente. No, beh, non so se è il caso, no, proprio. Praticamente ci chiede l'ascoltatore, essendoci due squadre a Bologna, oltre ovviamente Cento, cioè Virtus e Fortitudo, chi ti sta più simpatica tra le due? You understand? In Bologna we have two teams. Okay. Virtus and Fortitudo. Okay. I know that you watch the EuroLeague match of Virtus. Mm-hmm. So, yes, what is your favorite? Virtus AFC and Fortitudo. Fortitudo we play against in the first match of the season. So, what is your opinion about this? I mean, personally, pay attention. All right. Pay attention, attenzione. I mean, personally, like, I like Virtus. Because Tia Hosage is one of my favorite players. So, and also, you know, even we played them in the playoffs 6 years ago, you know. So we played them, and like, that's always a team that I've always just liked for some reason. I don't know why, I just like them. Vabbè, ha detto Virtus. Virtus. E mi fermerei al ha detto Virtus. Poi ha detto anche mi piace che molto Teodosic, uno dei suoi giocatori preferiti. E che si ricorda del fatto di averla affrontata giocato 6 anni fa nei playoff. Ecco. Perché amici che stanno guardando da casa, esatto, o ci stanno ascoltando, che si ricorderanno sicuramente dei playoff di Serie 2 nella Virtus, che in semifinale affrontò Ravenna. Quella Ravenna che in regular season Ravenna vinse 2 volte su 2 contro questa contro l'ha capita però. Poi dopo siamo riusciti a fare un 3-0 secco nei playoff. Intanto Alessandro si scrive inizia a gestire gli incidenti politici. I wrote I start so to handle handle the
again. The political situation. Virtus fortitudo. No, vabbè, però ci può stare. Poi no, a proposito, giustamente poteva, era difficile che potesse dire fortitudo, visto sì, che poi è nello stesso campionato, ma era una domanda molto semplice. It's easy to say Virtus because fortitudo is in our championship, so it's a different basketball. But even when they were in A2, like I still did like Virtus better because like they have more. Anche in A2 era la Virtus. Quindi. I feel like they have more history, you know? Yeah. E a proposito di Teo, Fede, chiediamogli chi era il suo idolo, chi è il suo idolo adesso? Sì, il tuo idolo. E in quando tu sei cresciuto da ragazzino, hai poi vabbè, lui è di Chicago, posso immaginare. Chi possa essere il suo idolo, però glielo chiedi allo stesso. What is your favorite basketball player today and also when you're a teenager? In the NBA? In general, when I was younger, I liked Kobe Bryant, Tracy McGrady, Allen Iverson, Michael Jordan, of course, because I'm from Chicago. Derrick Rose, of course, I'm from Chicago. LeBron, of course. But more importantly, I'm just a fan of basketball. Like, I really just like to watch basketball and just, I just appreciate everybody's talent. Vabbè, diciamo che, come avete capito, i nomi LeBron, Kobe, Tracy McGregor. McGregor era un altro, però ci sta, si può sbagliare. You know him? Mm. So. Tagliamo. E in generale però gli piace il basket, quindi insomma. E today there is a player of the EuroLeague or NBA. Okay, EuroLeague, I like Mike James. Okay. Vabbè. No, dubbio, ero certo. Tia Tosage, of course. I have a friend, James Webb. Shout out, James Webb. And then in the NBA, I like Steph Curry. Bravo. Luka Doncic. Doncic. Giannis. Can't say his last name. Italian player? Anthony Davis. Italian? Who is the guy that plays for the Jazz? I like him, yeah. Because in the games, he's always like this in the games. So he's always like this. The Italian gestuality. Yeah. I see you yesterday. What the shot, Tom? You know, I've been here for 5 years, so I'm starting to. You are part more of Italian culture. Yeah, in the culture, yeah. Diventerà sicuramente un meme questo momento. Esatto, è parte della cultura italiana. È dato a niente. Abbiamo delle domande per te. Abbiamo domande, sì. Fabio che chiede si è giocato, si con, ha giocato Montano. Con Montano. Do you play with Montano in Ravenna? No, I think he was in Fortitudo. Perché è giocava vero. In Fortitudo. Yeah, right? I remember, yeah. Yes. Lui quando giocava a Ravenna, no. Montano era in Fortitudo. Però tu hai giocato con Spissu. With Spissu, with Marco Spissu. Yes. No, Spissu with Virtus. Ah, he was in Virtus. No, quell'anno. No, oh, in the 1560. Same 16. Year. Oh, for me in Tortona. Yeah. He's my we played together. That was my first year. So and it's honestly crazy to like see his growth, like because he went from Tortona with me. The next year he went to Virtus. See. And then Sassari for 3 years, I think 3 years. And then he went to the team in Kazan. And and that was just last season, right? In Venice. And now he's in Venice. Yeah. So like it's really just crazy to see his growth. And like I'm honestly just so proud of him because like when I met Marco, he was only like 19. So like just to see him now, like it's just crazy to see him. Quando ho conosciuto Marco aveva 19 anni, giocavamo insieme a Tortona ed è stato incredibile vedere la sua crescita da Tortona alla Virtus, Sassari, Kazan, ora Venezia. Sono molto orgoglioso di lui. Tra l'altro playmaker anche della nazionale, quindi siamo
Veramente, veramente contenti. Derek, è vero che il tuo segreto sono i tortellini al ragù? Derek, ci chiede. It's true that your secret are tortellini al ragù? I know that from the customer. Conosciamo. Yeah, you know. Well, but I heard you're not supposed to order the tortellini with the ragu. Is that true? Yeah, right. Right. Yeah, right. So, and I always go to this one in your restaurant, and they always give it to me. So I don't know. Maybe I'm special. It's your favorite dish. My favorite. It's up there, but my favorite, no, probably not. I like a lasagna. I like lasagna. Cool. I like, what's the long one? Tagliatelle with the ragu. I like that. It's better. Yeah. Because the tortellino with ragu is criminal. Oh, so it's no? Against the rules. Tu sei fan? Io ogni tanto. No, non lo dire, se non avanti, è scusato solo lui. Al se non è pasticciato, ogni tanto potrei apprezzarlo il tortellino al ragù. Io però sono molto strano e mangio tre cose in croce, quindi. È vero. Comunque, confermo. Come avete capito, sì, il tortellino al ragù, però gli piace molto la lasagna e il. E la tagliatella al ragù. Ultima domanda, poi ti salutiamo, Derek. Tre partite al termine del girone di andata. Questa, con la vittoria di ieri, che adesso si è a meno due dalle due capoliste momentanee, che sono Pistoia e Udine, e la formazione di Cento ha un 2-0, ha vinto con entrambe. C'è la possibilità e c'è la speranza di arrivare in quei primi due posti che ti garantirebbero di arrivare quindi alle Final Four di Coppa Italia? So with the last two games we are at 14 points, so at 2 points less than the first one and the second one, so Pistoia and Udine. Do you think that we can join or we can reach other two points and we can reach the Final Four of Coppa Italia? It's possible? Yeah, I think it's very possible. Just like I said, like before, like if we just play our game and we play the defense that we know we can and we share the ball and don't turn the ball over, I think, because we have 3 games left, I think for sure we can reach 2 more points. Abbiamo ancora 3 partite, secondo me ce la possiamo fare. Sì, guardando anche il fatto che, perché ho detto tutto, ho parlato solamente di Pistoia e Udine e non di Forlì, perché il calendario di Forlì è veramente difficile, visto che Forlì andrà a giocare, se non sbaglio, in casa contro Udine, ma poi deve andare al Paladozza nel sentitissimo derby. Con la Fortitudo che ovviamente seguiremo. Derek, your favorite team of NBA? Un partito secco. Chicago Bulls, but we're not so good right now, so I have a backup team. My backup team is the Mavericks. Ah, hai capito, c'è la seconda opzione. C'è la seconda scelta. Che sono i Dallas. Se gli va male. I like the Mavericks. My favorite team, San Antonio Spurs. It's a derby, no? Yeah, but you guys are trying to get the player from France, huh? No, I like San Antonio Spurs for Emmanuel David Ginobili. Oh, man. He played for Virtus. That's another reason. Ha giocato qui 2 anni Manuel David Ginobili, Hall of Fame anche NBA, oltre spero anche Hall of Fame del campionato italiano, spero che quando decideranno di metterlo lo facciano speriamo. Veramente presto, perché secondo me è un giocatore da dover mettere. Io ringrazio veramente Derek Marks per essere stato con noi, thank you very much. Thank you for having me. E ovviamente Derek Marks lo potrete vedere in campo alla Milwaukee Dinelli Arena mercoledì alle 20:30 contro San Severo. Esatto. È stato bravo. Iniziative? C'è un'iniziativa, mi sembra. Allora, nelle partite in casa stiamo premiando i nostri Platinum Sponsor. Abbiamo premiato domenica Milwaukee ed è un'iniziativa che stiamo portando avanti, che porteremo avanti durante le partite casalinghe. E quindi non potete mancare, perché oltre alla partita vi assicuro che Giulia, Alessandro e tutto il loro team organizzano sempre qualcosa di
veramente bello. Ieri c'è stato anche una cosa, secondo me, molto emozionante. Sì, se vorrei, sì, se vuoi, vuoi parlarne. Abbiamo speso, diciamo, qualche minuto prima della partita un momento per ricordare una nostra tifosa che purtroppo ci ha lasciati qualche mese fa, si chiamava Laura Monti, e le ragazze tifose di Cento, che hanno già un gruppo di tifo femminile che si chiama Le Monelle Biancorosse, ha deciso di dedicare un gruppo che si chiama appunto Wonder Girl, come lei si definiva, per ricordarla. E ieri questa iniziativa, in cui è stata, diciamo, intitolata una seggiolina della Milwaukee Tinelli Arena a Laura, è stata data la maglia alla famiglia. È stato un momento bello e toccante. Molto, 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 bellissimo, molto. Veramente, bellissimo. Io lì ho preferito lasciare la parola ad Alessandro Livreri, e anche perché so che in questi momenti sono di bicaglio tenero, infatti mi sono emozionato veramente tantissimo. Detto questo, io ringrazio Tramec 100, ringrazio Derek Marx e ringrazio Giulia Artoni. Noi adesso ci fermiamo, sì, per la pausa, andiamo in pausa pubblicitaria, poi torniamo con le notizie dell'ultima ora e poi ancora analisi su quel che riguarda il mondiale in Qatar con Leonardo Bosello.